Ciao fragoline e ciao fragolini. Allora, vi faccio vedere la spesa che ho fatto al Lidl e poi vi dico come mi sto trovando perché ho visto certe cose che non mi sono piaciute. Per cui, allora, sono quattro sacchetti della Lidl. Vi dico cosa ho preso, intanto però vi ricordo di iscrivervi al canale, attivando la campanellina e seguirmi su Instagram. È un commentino qua sotto. Faccio veloce perché sennò si scongelerà la roba. Allora, ho preso i prezzi, ve li lascio scritti di fianco perché mi avete detto di far così. Allora, basilico, questo qua bio, bellissimo, che adesso lo vado a piantare nel vaso per il momento, poi lo pianterò nel giardino quando sarà, diciamo, finito. Ne ho presi due, dato che sono belli, ho preso due di basilico. Poi ho preso l'insalata per i conigli, questa qua, fatta così, comunque, insalata per conigli. Io di solito ne mangio poca, non so perché. Dovrei iniziare a mangiare più verdura. Due pacchi di pane, questo qua, mulino bianco, pambaletto, questo. Allora, io sono andata lunedì, cioè sono proprio andata lunedì, l'unica cosa è che non ho trovato niente, per cui la spesa che vedete non è, diciamo, conclusa del tutto perché devo ritornare e andrò poi sabato a fare la spesa perché non mi è tanto piaciuto. Aperitivo, questo qua il crudino, ginger, questo arancione. Ho preso sia questo arancione che questo qua rosso, però non è che sia il massimo, solo che dato che non avevo il crudino, ho preso due crudini, uno rosso e uno arancione. Poi, dato che c'è la promozione della Kinder, dove vinci le tazze del caffè e poi altre cose, dovevi spendere un tot delle cose della Kinder per comprare e vincere il premio. Poi andrò sul sito e vedrò se arriveranno le tazzine. Questo video voi lo vedete un po' tardi, perché io lo sto registrando il 20 di febbraio. Ma voi il video lo vedete tardi perché c'è di mezzo la pausa che ho fatto di YouTube per 2 settimane e allora lo vedete tardi. Comunque il Bueno Mini, questo qua che l'ho preso, spero che in teoria il Kinder sia sempre buono. Caramelle alla liquirizia, questo qua Gran Golia. Poi ho preso la soia, ne ho presi 3 di soia, 1,09 euro, costava anche poco, per fare la pasta cinese, perché la faccio io. Pasta Barilla, questa qua di 1 chilo, perché alla Lidl c'è anche questo. Poi ho preso altra verdura per i conigli, che adesso gliela do, sempre questa fatta così. Poi pasta cavottoni, questa è di 500 grammi, vado veloce perché sennò dopo il video dura troppo. 6 confezioni di zucchero, per cui zucchero, la polpa Bauletti. Ne ho presi, mi sembra, 3 perché le volevo provare. Sempre soia, che sono 3, solo che sono sparse. Poi i fusilli, questo qua 500 grammi, tanto siamo in 2 per cui ci basta. Poi ho preso questi Choco Fresh che volevo provarli della Kinder. Ho preso le banane. Queste. Poi
il mango che era in promozione, questo qua bello grosso, poi altra confezione di zucchero, questa la panna da cucina che l'ha presa ovviamente lui, mio diciamo fidanzato, sale fino, non mi ricordo quante ne ho prese, mi sembra 3, che detto adesso vi farò vedere. La Nutella, quella mazzi grande, che ovviamente è diciamo compresa con la promozione, per cui ho preso la più grande, 7 euro mi è costata, formato mazzi, questo qua gigante. Dopo vi faccio vedere quanto ho speso. Insalata lattughino sia per me che per i conigli, ne ho presi 3. A loro, cioè loro impazziscono di questa insalata qua, e ne ho presi 3, ne volevo prendere altri ma poi dopo stava solo nel frigo solo insalata, per cui era meglio di no. Certi invece glielo do adesso. Ho preso una ancora insalata, però questa qua è diversa, fatta così. Poi mozzarella, questa qua è buonissima. Allora ho preso questo, ma mi sembra che ne ho preso uno, se non mi sbaglio. Prezzemolo, che questo qua ogni tanto lo vado a scongelare, ne ho presi 2. Ah no, mozzarella, ne ho presa 2 di mozzarella. Questo il squacquarone, l'ho preso per provarlo, di 280 grammi, italiano, lo provo poi ve lo dirò, che poi va a finire che poi mi dimentico anche di farvi vedere o di dire se questo è buono oppure no. Mozzarella di bufala, questa è strabuona, a me piace e ne ho presi 2. Pacchi. Poi ho preso le cotolette di maiale, queste qua, i zizzelle, queste mi sono trovata bene, erano molto buone, le ho preso queste. Poi ho preso altro prezzemolo, questo era scontato 49 centesimi invece di 99. Poi ho preso il gorgonzola, questo qua. Questo che lo prendo una volta se mi va, il Kinder Pinguì è buonissimo. Lo prendo proprio una sola volta perché non voglio esagerare con queste cose. E allora è la prima volta che lo compro. Ho preso il burro, questo qua che mi sto trovando bene, della Vita d'Or, quello vegetale, questo di 500 grammi, ne ho presi 2. Mi sto trovando bene ed è molto molto buono. Poi, avocado, ne ho preso 1 perché non erano, diciamo, maturi, infatti questo è bello duro. Poi Kinder Paradiso, sempre della Kinder perché appunto per la promozione che vince il premio, alla fine ho preso quasi tutto della Kinder, quello che ho trovato alla Lidl, e questo qua è buonissimo, ma lo prendo una volta e basta, non lo vado sempre a pigliare. Poi altra panna da cucina, che sono 3 più quello che vi ho fatto vedere prima, questa qua, ogni tanto anche questa la prendiamo, ma io non la volevo prendere, alla fine il mio ragazzo l'ha preso. 2 pacchi di mascarpone 250 grammi che faccio il tiramisù, allora io lo faccio oggi ma voi la ricetta del tiramisù la vedete un altro giorno, per cui molte cose, molti video voi li vedete più tardi, io invece le faccio prima per il fatto anche del lavoro. Poi il doppio concentrato di pomodoro, ho preso questo qua, il burro
questo, ho preso anche questo perché ho detto boh, non si sa mai, tanto il burro noi lo usiamo tanto. Allora, di solito usiamo di più il burro che l'olio, per cui stiamo usando più il burro che l'olio, anche se non è che va tanto bene. Questo formaggio che l'abbiamo ricomprato e ovviamente l'ha ripreso di nuovo, giustamente. Poi ho preso questi per provarli, i mini trio americani. Li provo, se non mi piacciono non li compro più, per cui è la prima volta che li prendo. Devo cercare di non prendere schifezze, ma come sempre è irresistibile, perché quando hai tanta voglia, ciao. Ho preso le mele, però le mele le ho prese per i miei conigli, perché ogni tanto gli do la frutta, e queste qua rosse, ogni tanto gliele do. Di solito io la mangio la mela, ma se ho proprio voglia, e allora vabbè, le ho prese per loro, in poche parole. Poi, scusate ma sono in piedi e il tavolo è sommerso di roba. Altra pacco di zucchero, poi altro sale fino, poi sale grosso che mancava, ne ho presi tre confezioni. Sale fino e zucchero. Scusate se vado veloce, ma se no poi il video dura troppo. Nutella, questi qui a biscotti alla Nutella, solo per la promozione, perché sennò non li prendevo, sperando di vincere. Di solito vinco quasi sempre quando compro le cose della Nutella e poi ci sono i premi, vinco sempre. Comunque questi una volta e poi basta, perché fanno male e non va bene, per cui solo una volta. Anche questi cioccolato mini, questi qua, calcolate che li metto nel mio contenitore dove ci sono le cose per tipo le caramelle eccetera. Poi se non scadono, che non restano tanto, allora gliele do a qualcuno, tipo chi viene da me, tipo mio cugino eccetera, se no li mangio io prima che scadono, perché sennò ciao, se no li ho presi per niente. Poi ho preso gli spaghetti, questi qua, ho preso sia quelli della Barilla che questi, quindi sto tenendo bene. Il Nesquik formato grande, perché questo lo volevo fare per il cappuccino, dato che ho comprato il coso per fare le formine di cappuccino. E questo qua, cacao, vitamina D formato di 1 chilo. Questo, prima volta che lo prendo, perché di solito io non li mangio mai. Questo tonno Rio Mare all'olio d'oliva, promozione, 12 lattine da 80 grammi. Erano in promozione e allora ho preso anche questi. Poi ho preso, cioè giuro che c'è il tavolo che sta scoppiando, altra pasta, questa qua, penne rigate. Poi ho preso le farfalle, sempre pasta. Ho preso il tortellone, questi qua, sempre pasta, sempre da 1 chilo, e altro zucchero. Poi ho preso sempre sale fino, poi 2 pacchi di uova, giustamente faccio il tiramisù, questa volta però devo stare attenta a non farli scadere, ovviamente, per cui ho preso questi 2 pacchi. Poi aceto di mele, fatto così, e l'ho preso per provare perché di solito io non lo prendo mai, però vabbè. Poi ho preso questo olio extravergine d'oliva,
per provarlo perché non l'ho mai provato. Questo 750 ml. Poi ho preso liquirizia. Allora, di solito io queste cose non le bevo, infatti le ha prese il mio ragazzo. Io le assaggio, ma proprio un goccino, ma tanto a me non piacciono, per cui le mangerà solo o il mio ragazzo oppure quando arrivano i miei genitori a casa. Poi io ho preso questa, la crema caffè liquore, che era in promozione, l'ho presa per provare, ma se è forte, sinceramente, allora questa 4 euro è qualcosa, però sinceramente se è fortissima, non, io l'assaggio e basta. Poi se è troppo forte, ovviamente, quando arriveranno i miei genitori o il mio ragazzo, se le bevono loro. Perché io non sono una che beve alcolici. Ogni tanto birra, vino, ma una volta a morte di papa, per farvi capire. Altra soia, che non l'avevo vista. E due altre confezioni di mutti di polpa al sugo. Questo qua di solito la faccio per tutto, per la pasta, per la pizza, per la pasta normale con basilico, eccetera, e per tutto. Questo è l'ultimo sacchetto. Ovviamente sto usando i sacchetti nuovi, ma non è quelli del Lidl, sono sacchetti sparsi, Primark, eccetera, quello che vi ho detto. Non vi faccio vedere i sacchetti perché è tanto inutile. E poi ho preso la panna spray, ogni tanto la prendo, però adesso che inizia a far caldo, questa è l'ultima, perché volevo solo prenderla per fare le foto e farvi vedere il frappuccino, che è quello che volevo fare io. Allora vi dico il totale, questo lo comprimo, i prezzi ovviamente ve li ho scritti di fianco. Allora, totale 151,21, che è questo. Allora, vi dico una cosa veloce di come mi sto trovando alla Lidl, perché questa è la terza volta che vado, però sono andata di lunedì, che oggi è lunedì, al pomeriggio, verso l'una più o meno. E allora, non pensavo che il lunedì era stravuoto, cioè tutti gli scaffali erano stravuoti. Poi non pensavo che le cose erano tutte in disordinati, vuol dire che i prezzi era un po' difficile a capire, anche perché non c'erano tutti i prezzi. Ad esempio, per farvi capire, la mozzarella di bufala era praticamente lì, ma non c'era il prezzo. Io vi do un esempio su questa. Non c'era il prezzo quello giusto, c'erano tutti i prezzi diciamo sparsi, non c'erano certi prezzi, proprio i prezzi non c'erano, gli scaffali erano quasi tutti vuoti. Ok, che siamo al lunedì, però di solito all'una, alle due dovrebbe essere già, la roba dovrebbe essere già su, perché di solito verso la una e mezza, due, le persone vanno a fare la spesa. Alla mattina, secondo me, dovevano riempire già le cose, e invece stavano facendo l'incontrario, cioè al pomeriggio verso le due tu mi riempi gli scaffali. Sinceramente non è che sia una cosa. Allora, questa è proprio la prima volta che vado il lunedì a fare la spesa, e credo che sarà proprio l'ultima, perché andrò solo il sabato questa volta, o sabato o la domenica. Però vorrei cambiare supermercato, perché non mi è piaciuto, cioè, in senso, su questa cosa della Lidl non mi è piaciuta. Andrò solo se ci saranno le promozioni, ad esempio per San Valentino, per Natale, per Halloween. Andrò solo per questa cosa qua. Per fare la spesa cambierò supermercato e andrò a provare un altro. Consigliatemi voi quale supermercato posso andare a provare, che sia, allora, la roba deve essere buona,
buona marca, perché certe marche non è che sono, ad esempio il formaggio, questo qua non è di marca, però questo l'ha preso il mio ragazzo, è buono, ma a me non è che mi colpisce molto. E i prezzi devono essere buoni, perché non posso andare a spendere, che ne so, la panna a 5 euro, per farvi capire. Per cui fatemelo sapere qua sotto nei commenti in quale supermercato voi andate. E niente, fatemi sapere anche un supermercato in cui io posso andare, in poche parole. Adesso metto tutto a posto, perché sennò qua c'è un delirio. E niente, questa è stata la mia spesa. Non ho preso un granché, come avete visto, però ho speso tanto, perché 151 euro per cagatine, perché poi alla fine non è che ho preso chissà cosa, ho preso, anzi adesso voglio vedere se ho vinto, andrò a vedere sul sito della Kinder se ho vinto, ma sono stata un po' delusa della Lidl, sinceramente. Credo che sarà la prima e l'ultima volta che andrò a fare proprio la spesa definitiva, perché secondo me non ne vale la pena. Niente, spero che questo video vi sia piaciuto, io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!